tutto. Ok? Ti amo anch'io. Ciao. Le ho detto che il lavoro richiederà più tempo del previsto, il che è la verità. Ok? Allora, che ne pensi? A Sam serve il nostro aiuto. È una storia complicata, ma... era in cella con me l'ultimo anno. Per questo sono riuscito a uscire. Cerca e... scommetto che Rafe questa non ce l'ha. Sai perché adoro le feste degli avanzi di galera? Nessuno si lamenta se fumi in casa. Che mi venga un colpo. 15 anni. Serve un sacco di grana per fare una cosa simile. Ciao, Nadine. Che piacere rivederti. Allora sono lieto non sia una pistola vera. Perché a me sembra proprio che tu stia cercando il tesoro sepolto di Henry Avery. E dopo aver visto tutti quei soldati della Shoreline in città, sospetto che tu non sia l'unico a cercarlo. E tu come reagiresti? Tu mi hai mentito per settimane. Se ti avessero ucciso, non l'avrei nemmeno saputo. E ora hai anche un fratello. Ma chi sei tu? Era un membro della ciurma del capitano Henry Avery. Tu sai chi è? Il pirata che ha fatto il più grande colpo della storia e l'ha fatta franca. Più ora di poi... 400 milioni di dollari in oro e gioielli, tutti su una singola nave. La Gunsway. Sono rinchiuso nella cella più alta della prigione spagnola. Ah, ecco, spero che un giorno tu possa riuscire a entrare in questo luogo infernale, portare la mia croce e scoprire le ricchezze del paradiso. Rafe, sei venuto a capo dei manoscritti. Hai sentito? Hanno trovato una nuova ala sotto la cattedrale. Perché pensi che ti serva? E forse è vero. Il fatto è che sono stanca di essere prudente. Se il tesoro è qui, lo troveremo. Altrimenti, beh... forse è tempo di passare oltre. Samuel, tutto ok? Sapevi che saremmo arrivati a questo, eh? Oh, di che diavolo stai parlando, Nate? Hector Alcazar è morto in una sparatoria, in Argentina, 6 mesi fa. Sono stato io a liberare Samuel. La verità, Nate, è che non ho mai smesso di cercare questo tesoro. E che mi infilavo in questi vicoli ciechi, capisci? Poi scopro che il buon vecchio Samuel Drake, l'esperto di Avery, è vivo. E più o meno vegeto. Però sono contenti. Come possono accontentarsi di queste vite meschine? Tu mi gusta, Samuel. Ma soprattutto, ti ho creduto. Ecco perché tu sei qui. Quanto? La gente pigra tende sempre a chiedere più tempo del necessario. 3 mesi. 3 mesi. Metà del tesoro. Vuoi farcela? Dillo. Bene, eccola qui. Non ne ho idea, ma l'indirizzo è questo. Ho tenuto d'occhio la zona per qualche giorno. La casa è vuota. Almeno lasci andare lui. L'ho portato per fargli vedere le cose di nostra madre. Tutto qui, lui non c'entra nulla. Le ho detto che la colpa è solo mia. Sì, a proposito, le spiacerebbe... Come pensi di trovarli? Sì, giusto. Ci porterà dritti in una di quelle stanze. Bene. Ok, sono dentro. Eccoti. Non ho trovato diari. Le ricchezze del paradiso. Oh, Henry Avery.
Il colpo alla Gansui. Scusi il disordine. Datemi il diario. Adesso. Aspettiamo. La polizia. Non costringetemi a spararvi. Bisogna affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Parlerò io con la polizia. Siete riusciti a entrare? Non avrete problemi a uscire. Grazie. Nathan. Cosa dobbiamo fare con te? Ormai sarai stufo delle mie prediche e io sono stufa di ripeterle. E ora dovrai stare qui con me per il fine settimana invece di andare in ritiro con gli altri. Ti avevo detto di tenere in camera quei libri. La colpa è soltanto tua. Ma rischio di trascurare le decine di altri ragazzi sotto la mia tutela. Buonanotte, padre. Ah, sono bellissime. Scusa, Sally. Wow, Sam era così giovane. Dovremmo organizzare una festa. Neppure se ne accorgerebbero. Bene, vi raggiungo in un secondo.